in collaborazione con Fontana Impianti Termoidraulica, impianti condizionamento per vivere al meglio la tua casa. A Breganze. Vuoi vendere o acquistare casa? Affidati a Spazio Casa. 20 anni al vostro servizio. A Breganze, in via Don Battistella 33. Tre cuori, la moda addosso a tutte le mie bellissime clienti. In centro, a Breganze. Agraria Goppo, la soddisfazione del cliente è la nostra priorità. Mark One, stuzzicheria e gingeria, Breganze. Folladore, verniciatura a polveri, Breganze. Santa Giuliana Costantino, pavimenti in legno, fornitura, posa e restauro, a Breganze. Osteria Bell Tower, all'ombra del campanile, in piazza Breganze. Troverete una ricca scelta di birre e vini e per calmare la vostra fame, bruschette, tostoni e hamburger. L'Inottica, il nostro slogan Ocio agli Oci, nasce dall'unione del nostro lavoro al territorio dove viviamo e che amiamo tanto. Impresa funebre Io Fabio Dall'Olio, vicino a te e ai tuoi cari, con professionalità e serietà, a Breganze. Sabato 6 luglio 2019, 70° anniversario Laverd. Inizia così l'ottavo moto raduno internazionale motoclub Laverd Breganze presso l'ex Villa Laverd. Sfilata la prima moto Laverda 75 di colore verde, unico esemplare di proprietà della famiglia Laverda. La moto, come vedete, è caricata sopra un topolino, come da vecchia usanza. Sfilata anche questo tipo di prototipo. Certo, questo è un Laverda 75, detto il prete. Il prete perché? Perché il prete con la tonaca faceva fatica a salire. Allora aveva questo spazio per poter salire ed essere comodo. Questa ne sono state prodotte due, però sono state dismesse e noi da delle foto siamo riusciti a riprodurla. Laverda, la nostra leggenda tutta italiana, conosciuta e amata in tutto il mondo. Il servizio è stato offerto da Folladore, verniciatura polveri, Breganze. Tutte le grandi cose nascono da un sogno, il sogno che diventa forza di volontà e passione, che si trasforma poi in amore per ciò che fai e per ciò che dai, che perdura nel tempo fino a diventare leggenda. Signore e signori, è con grande piacere che questa sera vi porto con me alla serata di gala in onore del 70° anniversario Laverda, la grande leggenda del mondo. Sono qui con Augusto Brettoni, il pilota che ha fatto diventare la Laverda un mito. Buonasera, signor Augusto. Buonasera. In che anni ha corso lei? Ho corso nel 69 in Olanda, nel 70 in Olanda, nel 71 a Barcellona, a Le Mans. Si ricorda tutto, sono forti emozioni naturalmente. Sì, è vero. Alla fine quante gare ha vinto in tutto? Ah, non le ho mai contate, ma saranno... Innumerevoli. Con che moto ha corso? Lei si ricorda? Ho corso con la Laverda 750, con la 1000 e col 500. Certo, e qui che moto abbiamo questa sera? Questo è un 500 fatto 600. E me la fa sentire in moto? Come no? La mettiamo in moto, sì, allora? Sì, mettiamo in moto. Grazie, signor. Vuoi sentire in moto? Certo, certo che sì.
shifted higher than the ceiling. Only is the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Signor Paolo, buonasera. Sono in arrivo i nostri 500 ospiti. Cosa abbiamo preparato in questa serata di gala? Abbiamo preparato veramente un buffet eccezionale, molto ricco, diviso a temi. Abbiamo il tema degli affettati, il tema dei pesci, dei vegetali, certo, e così via. È un buffet veramente da serata di gala. E il vespaiolo non può mancare. È la zona del vespaiolo questa. Il vespaiolo noi stasera lo usiamo sia come aperitivi che come servizio del dolce. Chi fornisce il vespaiolo? La cantina Beata Bartolomeo, di qui di locale di Breganze. La cantina locale di Breganze. Certo. Signor Paolo, allora poi mi siedo anch'io a un tavolo e voglio assaggiare tutte queste, certo, delizie che sono veramente tante, di qualità. Grazie. Grande varietà, grazie. E grande varietà. Complimenti. Grazie, vi auguro una buona serata. Grazie mille, grazie. Buona serata. Sono qui con l'ingegner Mirko Faresin. Buonasera, ingegnere. Buonasera. L'ingegnere ci racconta un particolare tecnico sulle moto Laverda. Sì, vogliamo ricordare che la Laverda ha progettato un tre cilindri, un motore tre cilindri molto particolare, in particolare anche 1000 di cilindrata, ed esso è menzionato addirittura al Museo dell'Auto di Wolfsburg in Germania. Quindi addirittura per presenziare in un angolo con una targa dedicata significa che la tecnica di questo motore è stata di estremo livello, soprattutto per i tempi. Ed eccomi qui con Samantha, la nostra agente di zona. Ciao Samantha. Buonasera Ida, buonasera. Allora tu sei qui di Breganze, sì, e mi raccontavi un aneddoto molto bello. Molto bello, sì, molto interessante. Allora, cosa succede? Per i nostri amici laverdisti, il massimo della loro soddisfazione è appunto quella di sedersi nei nostri bar qua della piazza e mettere in bella mostra le loro moto, farle vedere a chi passa. Facciamo un orgoglio nazionale e internazionale. Certo, certo, soprattutto per noi breganzesi è una grande soddisfazione averli. Grazie Samantha. Grazie a voi. Ciao. Buona serata. Buona serata. Buona serata. Impact, I want that daily. A breath getting deeper, deeper lately. I like that baby. Sono qui con il signor Emiliano Barban, presidente FMI Vicenza. Buonasera signor Emiliano. Buonasera a voi e tutti quanti. Il motociclismo al giorno d'oggi nel Veneto. Il motociclismo al giorno d'oggi nel Veneto, nonostante le problematiche che ci siano di organizzazioni eccetera, andando abbastanza bene. Poi una giornata come oggi, vediamo che un club cosa è riuscito a fare, portare in Vicenza, anzi in Breganze, quasi 500 persone, moltissimi provenienti da tutte le parti del mondo, penso sia una cosa molto grande. La passione tanta e lo dimostrano questi fatti. Diciamo una vera e propria leggenda, come ho detto io prima. Diciamo una vera e propria leggenda, perché sì, la Laverda ha fatto la leggenda, ha fatto storia, 70 anni di Laverda, 70 anni nel mondo, e lo vediamo da tutti questi appassionati che sono corsi qui a Breganze per portare le loro moto e per essere tutti assieme per ricordare questo grande marchio. E finalmente sono qui con l'ingegner Piero Laverda, l'ultimo si può dire discendente della famiglia Laverda. Buonasera, buonasera ingegnere. Sì, buonasera signora. Lei mi diceva che è uno degli ultimi dinosauri. Dinosauri perché? Perché cosa vuole? Io ho avuto la fortuna fin dagli anni 60 di seguire anche a livello lavorativo l'azienda fondata da mio padre e sono forse una delle poche persone che ha ancora la fortuna di portare il nome nei veicoli Laverda che girano nella strada. Non c'è più purtroppo il signor Honda, non c'è più il signor Guzzi, il signor Benelli, ma l'unione Laverda motocicletta è forse uno dei pochi esempi arrivato al mondo. Che ne è della Laverda al giorno d'oggi? Lei... Beh, oggi al giorno d'oggi il marchio Laverda è controllato dal gruppo Piaggio. Sì. La nostra famiglia ha lasciato l'azienda a metà degli anni 80 a causa di una grossa difficoltà nel competere con i giapponesi. Sì. Poi il marchio è stato rilevato dall'Aprilia, l'Aprilia a sua volta è stata rilevata da Piaggio
ora è un marchio controllato da loro ma non ancora utilizzato. Io personalmente conosco, grazie al lavoro che ho fatto, tutti questi signori a livello estero e seguo però solamente non le moto moderne, io seguo per passione le moto classiche dei nostri tempi. Tecnica, lungimiranza e passione Laverda, gli elementi che hanno marchiato indelebilmente il cuore dei motociclisti di tutto il mondo. Grazie di essere stati ancora una volta in nostra compagnia. Io vi do appuntamento alla settimana prossima con una nuova puntata di Periscopio. Vi ricordo, se volete rivedere le nostre puntate potete farlo sul nostro sito www.reteveneta.it nella sezione produzioni. Grazie e buona serata. L'aria si sta scaldando ed io ho voglia di un outfit particolare da portare nelle calde sere d'estate. Mi hanno detto che sicuramente troverò qualcosa e al prezzo giusto da Serina presso il negozio Tre Cuori in centro a Breganze. Allora andiamo subito a vedere cosa si può trovare. Ciao Serina! Saluta Ida! Grazie! Serina, mi hanno detto che sicuramente qui troverò un vestito che fa anche per me. Certo, abbiamo queste tute fresche in cotone, abbiamo qualche vestitino animalier che va molto di moda sempre. In questo reparto abbiamo dei capi più pregiati. Sì, poi abbiamo la linea mini noir. Per chi non vuole passare un osservato sicuramente. Certo, abbiamo capi spalla un po' certo, ricercati. E la tua particolarità è che vai da una taglia 40 fino ad arrivare alle taglie conformate. Certo, qua abbiamo qualche maglia conformata. Abbiamo anche tutti i tipi di maglie, maglie fresche da tutti i giorni. Certo. In questo negozio è un marchio di tendenza anche per i bambini. Certo, abbiamo le magliette Mimi Moi, non solo per i bambini, ma anche per le mamme. Qui abbiamo la moda di tendenza, le tute, gli abiti lunghi, i vestiti estivi. Tu vuoi provartelo, Ida? Sì, mi piace molto, adesso me lo provo. Eccomi qua. E naturalmente presso il negozio Tre Cuori non può mancare l'accessorio giusto. E solo in questo punto vendita l'abito di marca con l'accessorio uguale. Serina, possiamo davvero dire che nel tuo negozio troviamo non solo il vestito giusto ma anche il complemento giusto? Certo, vi aspetto in centro a Breganze. In collaborazione con Fontana Impianti Termoidraulica, impianti condizionamento per vivere al meglio la tua casa. A Breganze. Vuoi vendere o acquistare casa? Affidati a Spazio Casa. 20 anni al vostro servizio. A Breganze in via Don Battistella 33. Tre Cuori, la moda addosso a tutte le mie bellissime clienti. In centro a Breganze. Agraria Goppo, la soddisfazione del cliente è la nostra priorità. Mark One, stuzzicheria e gingeria, Breganze. Folladore, verniciatura a polveri, Breganze. Santa Giuliana Costantino, pavimenti in legno, fornitura, posa e restauro, a Breganze. Osteria Bell Tower, all'ombra del campanile, in piazza Breganze. Troverete una ricca scelta di birre e vini e per calmare la vostra fame, bruschette, tostoni e hamburger. L'Inottica, il nostro slogan Ocho agli Oci, nasce dall'unione del nostro lavoro al territorio dove viviamo e che amiamo tanto. Impresa funebre Io Fabio Dall'Olio, vicino a te e ai tuoi cari, con professionalità e serietà. A Breganze.